Ciao ragazzi e ragazze, ben ritrovati sul canale. Un caloroso benvenuto a chi si trova qui per la prima volta. Siete sul Bagatto della Papessa? Questo è un video interattivo. Andremo a chiedere alle carte e agli oracoli quali sono le novità positive e belle che stanno per arrivare nella vostra vita. L'interattivo sarà di brevissimo termine. Ho collezionato per voi già tre cristalli, quindi tre varianti, e estratto per voi tre oracoli dall'oracolo Wicca. Andremo ad analizzare più o meno l'energia di partenza, poi con l'oracolo dell'airone che abbiamo creato noi andremo ad esplorare un pochino il campo di azione di questa novità e poi con i The Light Seers Tarot andremo ad analizzare appunto la novità bella che sta per arrivare nella vostra vita. Intanto vi chiedo scusa se il canale, diciamo, sta rallentando un pochino. Vi prometto che ci saranno nuovi contenuti e vi ricordo ancora una volta che ci trovate su Instagram, dove la programmazione è un pochino più stretta perché i video e i contenuti sono più piccini, quindi più facili da gestire. Ringrazio ancora una volta tutte le persone che ci hanno scritto e ringrazio ancora una volta chi ci riempie di commenti strapositivi e pieni di luce. Siete persone fantastiche, vi ringrazio davvero. Spero di trovarvi tutti bene e soprattutto che questo video carico di positività vi arrivi dritto al cuore e che tutto quello che di bello stiamo per vedere effettivamente si realizzi nella vostra vita. Fate un respiro profondo, centratevi, allontanate via pensieri turbati, negatività, ansia e stress e concentratevi su di voi. Chiedetevi cosa sta per entrare di bello nella mia vita, qual è la novità che sta per sorprendermi in positivo. Vi ricordo ancora una volta che questi sono interattivi, per cui per alcuni questa novità sarà una bomba, per altri sarà un qualcosa di più piccino, però comunque sarà un qualcosa di bello, quindi gratitudine e accoglienza così che l'abbondanza scorra nella nostra vita. Se non riuscite a scegliere, mettete in pausa il video. Per le varianti di oggi ci sono la selenite, per cui ringrazio la Giulia che me l'ha regalata, il quarzo rosa e la giada verde. Sono tre pietre che danno serenità e tranquillità e spero che portino appunto gioia e tranquillità nella vostra vita. Con questo vi aspetto alla vostra lettura. Allora, diamo il benvenuto a chi ha scelto la prima variante con questo oracolo con le tre candele. Questo oracolo rappresenta Iule, quindi rappresenta un periodo in cui sembra tutto buio e per questo motivo si accendono delle candele. Per chi non lo sapesse, è praticamente una festività pagana molto simile al Natale. Ci sono appunto degli studi che confermano il legame proprio fra le nostre usanze di realizzare l'albero di Natale con le luci e di mettere le luminarie appunto alla festività Iule. Per chi ne sa di più e vuole condividere le proprie esperienze e le proprie nozioni, fatecelo sapere nei commenti. Bene, allora partiamo da te, variante numero 1. Che dire? Allora, già qui percepisco, proprio perché hai scelto Iule, quindi sei stata attratta da queste tre candele, che è un periodo buio, un periodo in cui non vedi soluzioni, hai bisogno di chiarezza, hai bisogno di una botta anche di vita. Vediamo un po' con i tarocchi in che situazione sta vivendo la variante numero 1. Qui con questa selenite c'è proprio bisogno di pace, di armonia, di una luce che sia autentica. Per alcuni potrebbe essere anche avere almeno una speranza, per altri diciamo che la speranza non basta più e si vuole avere un segnale, un segno proprio per uscire. Ed ecco perché siete stati attratti dalla fiamma di queste candele, da questa rappresentazione, un po' come se cercaste nel buio un qualcosa che vi possa guidare. Ovviamente variante numero 1, se non ti riconosci nell'energia e nella descrizione generale, torna all'inizio del video e scegli un altro oracolino perché la variante non è per te. Vediamo un po' che la variante numero 1 cosa sta vivendo. Sì, qui ci sono diversi conflitti, c'è un bel caos nella tua vita in questo periodo. Potrebbero esserci stati dei litigi, delle tensioni, un bel nervosismo, la sensazione di essere rimasti soli e abbandonati. Potrebbero esserci anche problemi economici per chi ha scelto la variante numero 1. Insomma, sono delle difficoltà che possono variare dal piano fisico e lavorativo al piano materiale, oppure potreste proprio sentire l'abbandono di qualcuno molto importante. Approfondiamo questo taglio che già mi parla di squilibrio, che è la variante numero 1. Allora, variante numero 1, qui emergono diverse sfaccettature.
E come anzitutto se ci fosse stata appunto una speranza delle idee, un qualcosa di positivo, sembrava tutto molto ovattato e bello. C'è stato questo evento in cui forse hai sognato o sperato in qualcosa. Le idee qui non ti mancano, e desideri veramente tanto una sorta di benessere. Qua mi parlano soprattutto di un benessere pratico, quotidiano. Però c'è questo 10 di spade in chiusura che mi parla proprio di tante idee, tante cose che potrebbero partire, però diciamo che c'è tanta stanchezza, molta pesantezza, molta ansia, quasi un pianto continuo, perché questo senso di stabilità e benessere tarda ad arrivare, o comunque sembra essersi concluso un qualcosa di estremamente bello per cui non riesci a riprenderti. Qui mi parlano proprio di un periodo, me lo conferma anche il 10 di spade, completamente buio e scuro. C'è un pochino un qualcosa che ti stuzzica, ma è più dal punto di vista dell'immaginazione. Di pratico vedo ben poco, vedo il tuo tentativo di rialzarti, di riprendere in mano la tua vita, però sembra quasi una sorta di altalena, quindi momenti in cui ti riprendi e sei attivo e momenti in cui invece ti butti giù. Allora, vediamo un po' qual è la prima cosa bella che sta per succederti, in quale campo ci stiamo muovendo. Variante numero 1. La prima cosa bella che sta per succederti. Guarda un po', stabilità e romanticismo. Vediamo. Felicità. Allora la mettiamo qui. Quindi sicuramente sarà un qualcosa che ti renderà estremamente felice. Allora, qual è la prima cosa bella che sta per succedere? Alla variante numero 1 che la renderà così felice. Anzitutto lì parlavano di una stabilità dal punto di vista sentimentale, per cui se sei single in questo momento potrebbe arrivarti una nuova persona, ad esempio, o se sei in coppia, questa sorpresa potrebbe arrivarti proprio dal partner, che potrebbe farti un pensiero o un qualcosa di romantico. Vediamo un po', le energie sono buone, parlano di stabilità, di romanticismo e di felicità, quindi di qualcosa che ti scuote positivamente sul campo emotivo. Vediamo cosa mi dicono i tarocchi. Variante numero 1. La prima cosa bella che sta per succederti. Allora, mi parlano ancora di queste paure legate ai soldi, dell'abbandono, però sembra quasi che si stia muovendo un qualcosa anche abbastanza velocemente. Allora, la prima cosa bella che sta per succederti, se sei alla ricerca di un'occupazione lavorativa, potrebbe arrivarti appunto una proposta e in questo potresti essere sostenuta da chi ti vuole bene, sostenuta o sostenuto. Quindi magari potrebbe esserci un po' di incertezza, perché per alcuni questo potrebbe prevedere un grosso cambiamento o un salto nel vuoto, ecco, un atto di fede nei confronti di questa nuova proposta che arriva. E pare essere proprio una proposta concreta. Io qui parlerei proprio di lavoro, ok? Quindi è come se dicessero due cose distinte, gli oracoli e i tarocchi. La prima è che sei sostenuta nell'ambito degli affetti, sostenuto, sostenuto, e se è un tuo cruccio la situazione affettiva, ti vogliono rassicurare che presto arriverà la stabilità o che comunque la stabilità continua ad esserci e questa cosa ti renderà felice, ma ancora più felice qui, visto che questo periodo buio potrebbe essere legato proprio a una situazione economica, sembra proprio essere una proposta che è tardata ad arrivare perché questo cavaliere di denari procede molto lentamente, quindi è proprio un qualcosa che magari non ti aspetti più, hai mandato un curriculum e ti rispondono a distanza di mesi, oppure potrebbe essere, come vi dicevo, un qualcosa che proprio viene da lontano, per cui bisognerà fare quest'atto di fede. Questo matto però mi piace perché sta proprio sotto questo 9 di denari, quindi è un po' come se fosse il primo passo verso questo stato di benessere che tanto state desiderando. E sotto tutte queste illusioni e queste fantasie si palesa per voi proprio un cavaliere di denari, quindi un'offerta che effettivamente è concreta. E se c'è da scegliere qualcosa, diciamo che la scelta verrà da sé, non vi dovrete impegnare neanche tanto perché l'offerta che vi arriva è decisamente buona. E vi faccio notare che si passa da un 10 di spade a un 10 di bastoni, il che non mi sorprende perché se fossero uscite tutte carte strabelle nel giro di poco,
Mi avrebbe sorpresa essendo un interattivo, invece le carte sono state oneste e coerenti, perché si passa da questo momento buio a un momento che potrebbe essere difficile per via di stress, questo cambiamento che arriva, questo dover portare a conclusione qualcos'altro, dover raccogliere le proprie energie, le proprie forze per ricominciare, per andare verso un qualcosa di nuovo che potrebbe essere anche stancante. Però si passa appunto da una grande sofferenza dal punto di vista mentale ed emotivo ad una stanchezza fisica, quindi è un po' come se dicessero che si passa proprio dall'essere stanchi interiormente perché si è tristi all'essere stanchi fisicamente perché si inizia proprio a lanciarsi in un qualcosa di nuovo, quindi sembrano proprio consolarvi del tipo se adesso sei stanca perché sei senza lavoro e senza occupazione, dopo sarai stanca per quanto avrai da fare, però sarà un qualcosa che come vi dicevo vi rimetterà letteralmente al mondo, quindi è un qualcosa di positivo. Parliamo dei sentimenti perché gli oracoli ce li hanno segnalati e voglio tenerli in considerazione in questa lettura. Qui variante Selenite, le persone a te intorno ti faranno un po' da guida. Il fatto che tu stia cercando questa forma di benessere dal punto di vista economico e lavorativo sembra impattare un po' anche altre sfere, altrimenti non mi sarebbero state segnalate dai tarocchi e dagli oracoli. Quindi magari sei così stressato e nervoso che tutto questo dal punto di vista economico, lavorativo, non ti piace dove lavori, vorresti cambiare oppure hai dei problemi, dei turbamenti per questo. Potrebbe impattare anche la sfera degli affetti, magari sei nervosa con gli amici, con i familiari, col partner. Invece è come se le persone intorno a te, tu in questo momento temi che in qualche modo tutto questo possa incrinare i rapporti con gli altri. O potrai avere questa paura nei prossimi giorni, ma in realtà le carte ti vogliono rassicurare sul fatto che le persone che sono intorno a te ti vogliono veramente un bene dell'anima e sono di grande sostegno, quindi potresti anche affidarti a loro. Per condividere questa nuova opportunità che ti si sta presentando. Allora, vi dico che comunque la paura di un nuovo inizio qui viene segnalata, quindi lasciatevi andare con molta tranquillità. Il matto è un'energia che vuole essere lasciata libera, vuole esplorare questa cosa nuova. Non bloccatele, ecco, con il 10 di bastoni, la paura che possa fallire, la paura che non possa andare bene, o cose di questo tipo. Quindi lasciatevi andare. E come vi dicevo, se siete single, in questo momento vi dicono che sta per arrivare anche una stabilità, ma la prima cosa che arriva è proprio l'aggiustarsi della situazione lavorativa. Quindi mi fanno vedere questi due aspetti per voi. Variante numero 1. Io spero che tu ti sia riconosciuta, la stesura è molto bella, si parla proprio di una nuova proposta, un nuovo inizio lavorativo che è molto remunerativo. Spero che fosse quello che ti aspettavi e con questo ti mando un grande bacione e ti aspetto alla prossima lettura. Ciao! Diamo il benvenuto alla variante numero 2 con questo Atame Watame, che sarebbe proprio il pugnale tipico della Wicca. L'energia della mente, del vento. Allora, variante numero 2. Questa carta è stata estratta al contrario. Se sei stata attratta da questa carta è perché in questo momento ti serve essere razionale e lucida. Quindi c'è un qualcosa che in questo momento un po' ti disorienta dal punto di vista mentale. Prendiamo i tarocchi e vediamo un po' di capire meglio la situazione, così che poi possiamo andare a vedere anzitutto se non ti riconosci e non è un periodo di disordine interiore e mentale, allora non sei confusa, non devi fare delle scelte, stai benissimo con te stessa, la strada è già bella che è stabilita e ti stai inoltrando in questo cammino, la variante ovviamente non è la tua, ma qui ci sono delle scelte da compiere, un qualcosa che divide la testa e il cuore. Tant'è che sei stata attratta sia da questo Atame Atame, al contrario, fatemi sapere nei commenti anche come si dovrebbe pronunciare, e il quarzo rosa. Quindi questo significa proprio che c'è questa disgiunzione fra mente e cuore. La testa ti dice di fare una cosa, il cuore ti dice di farne un'altra. Vediamo un po' cosa mi aggiungono i tarocchi. Quindi questa è un po' l'energia che ruota intorno a te, variante numero 2. Vediamo cosa mi aggiungono i tarocchi. Eh sì, eh. Allora, qui mi dicono che
È un po' difficile in questo periodo tenere a bada le emozioni. C'è un qualcosa dentro che ti sta turbando, sei in subbuglio, potresti essere carico di rabbia, carico di tensione, essere in parte anche un po' aggressiva, variante numero 2. Proprio perché ci sono queste partite che sono disgiunte. Ora, a parte la mente e il cuore, io qui parlerei anche di maschile e femminile, perché è come se una parte di te più attiva e reattiva influenzasse male la parte invece più emotiva e sensibile. È come se una parte di te fosse un pochino più lenta e desiderosa di assaporare alcuni momenti, di pianificare bene le cose, l'altra parte invece non vede l'ora di raggiungere l'obiettivo. Quello che succede qui poi è che si creano dei veri e propri conflitti. Per alcuni ci possono questo subbuglio interiore, un po' come vi dicevo, potrebbe essersi protratto anche verso l'esterno e potreste aver avuto anche discussioni con qualcuno a voi caro, oppure potreste aver messo le distanze con qualcuno proprio perché non sapete bene cosa fare, non sapete bene come direzionare le energie. Qui tra l'altro mi segnalano dei litigi, degli affanni, degli ostacoli, l'impossibilità anche di vedere chiaramente il futuro. Ed ecco perché anche questa razionalità che vi serve e che non riuscite ad avere. Tutte le volte che provate a rendere la matassa un pochino più chiara, più di sbrogliarla questa matassa, succede che vi appesantite, vi innervosite, c'è qualcosa che vi blocca. Allora, vediamo un po', variante numero 2. Se ti sei riconosciuta in questa lettura, quindi in questo momento sei nervosa, tesa, non riesci a vedere bene quello che potrebbe succedere in futuro, testa e cuore ti dicono due cose separate e opposte, non riesci bene a decidere, c'è uno squilibrio fra la parte maschile e femminile nella tua vita, qui c'è uscita questa, e hai preso le distanze con qualcuno di a te caro o stai ponendo le distanze proprio perché sei in questa fase di forte stress, allora la stesura è per te. Allora, vediamo un po', intanto qui è uscita fine. Vediamo un po' qual è la prima cosa bella che sta per succederti. Estate vuoto, ok, quindi già sul finire dell'estate, quindi inizio autunno. Romanticismo. Allora, è interessante notare che sono uscita sia la fine che il romanticismo, quindi visto che c'è anche questo 5 di spade, immagino che una possibile situazione qui potrebbe essere anche di qualcuno che si è lasciata da poco, oppure ha avuto delle problematiche con qualcuno, come dicevo, potrebbe esserci stato un allontanamento da una persona cara, quindi potrebbe esserci stata questa chiusura e questa fine a seguito di un litigio, della rabbia, adesso siete un po' turbati, scombussolati. E se vi state chiedendo: succederà qualcosa nella mia vita sentimentale di bello? Le carte già ci segnalano di sì, quindi ci stiamo muovendo nell'ambito dei sentimenti. Quindi ci segnalano che la prima cosa che vi arriverà positiva sarà una bella botta di romanticismo. E vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi per avere più dettagli concreti. Quindi, cosa sta per succedere alla variante numero 2 di bello? Allora, anzitutto vedo un tornare a se stessi, un tornare alla propria mente, al proprio equilibrio. Quindi se in questo momento siete turbati, stressati, nervosi, mal di testa, aggressivi e la vostra, come vi dicevo, energia maschile è mal riposta e vi sta solo ferendo, anzitutto la prima cosa che succede è che vi arriva un momento di profondo equilibrio interiore, soprattutto sul piano mentale. E vedete un po' come qui c'è questo due di bastoni che guarda fuori e poi questa regina di spade che però guarda da una posizione più alta. Quindi è un po' come se elevaste il vostro punto di vista. Quindi c'è il due di denari, il diavolo e la giustizia. Allora, cosa sta per succedervi di bello, variante numero 2? Per alcuni, se ci sono stati dei litigi con qualcuno, potrebbe esserci proprio una riappacificazione. Questo due di denari mi parla di notizie e di messaggi, quindi siamo proprio sulla sfera del sentimentale e si parla di messaggini. Quindi, anzitutto, voi vi tranquillizzate, vi riequilibrate. Però la giustizia con la regina di spade è bella tagliente. Quindi, secondo me, voi qui avrete l'occasione, la prima cosa che vi capiterà sarà proprio dare pan per focaccia a una persona che vi ha fatto arrabbiare
o impazzire nei mesi scorsi o nelle scorse settimane. Perché questa rabbia che state provando in questo momento potrebbe essere legata a questa persona e nel momento in cui si riaffaccia nella vostra vita, perché potrebbero esserci proprio comunicazioni, voi potreste finalmente far valere la vostra giustizia. Questa è la prima cosa che succede. Ovviamente poi per ognuno di voi spetterà a voi decidere se dare una seconda opportunità, come dice questo due di denari, a questa persona oppure no. Però in ogni caso la cosa che è veramente sorprendente è che dopo il messaggio di questa persona per voi si sbloccherà un qualcosa che vi permetterà nuovamente di guardare al futuro, che in questo momento sembra veramente offuscato, non offuscato perché non vedete più una strada o chissà cosa, sembra difficile. Siete un po' sfiduciati, questa è proprio una rabbia cieca che avete e me la sottolinea proprio questo diavolo. Quindi è un po' come se voi vi foste fidati di qualcuno ciecamente, poi questa persona vi ha fatto letteralmente incavolare. Quindi voi qui avrete modo proprio di riequilibrarvi, soprattutto sul piano emotivo. Quindi qui mi parlano di sentimenti e di emozioni. Al di là del messaggino che vi manderà questo diavoletto, che sicuramente ha il suo fascino, ha il suo perché, però sempre diavoletto resta. Io vedo che tutto questo iter vi sta aiutando proprio a comprendere meglio, ad entrare in maggior contatto con voi stessi. Quindi, se in questo momento voi avete allontanato questa persona, sappiate che questa persona comunque vi osserva a un certo, cioè è molto affascinata da voi. Però, al di là di questo, vedo proprio come. Se nel, come se nel momento in cui questa persona torna finalmente, vi manda il messaggio, voi riacquistate nuovamente energia e fiducia e vi riprendete quella botta di vita che i litigi con questa persona e il fatto di aver concluso, forse con una sconfitta per alcuni di voi o di non aver completamente detto la vostra, vi permetterà proprio di recuperare delle energie. In ogni caso, qui le carte segnalano anche la necessità di perdonare se stessi. Anche l'altra persona che vi ha fatto soffrire. In ogni caso, variante numero 2, questa è la grande novità per te. Quindi ti scriverà qualcuno per cui hai un po' di rancore in questo momento e potrai acquietare le cose, quindi potresti proprio dare la tua giustizia. La giustizia è una cosa molto soggettiva, per cui per ognuno di voi dipenderà da quello che volete fare. Se voi volete far pace con questa persona perché lo ritenete giusto, allora farete pace. Se invece volete chiuderle la porta in faccia, chiuderete la porta in faccia, però sappiate che sarà la vostra giustizia, cioè in ogni caso voi sarete taglienti, la vostra giustizia la farete, direte esattamente quello che pensate. Bene, variante numero 2, con questo quarzo rosa sono contenta, questo è quello che ti aspetta prossimamente, fammi sapere nei commenti se ha risuonato con te, se non hai litigato con nessuno e non sei nervosa, non sei divisa, eccetera, ovviamente la variante non è per te, torna all'inizio del video e scegli un'altra lettura. Con questo vi saluto ragazzi e ti aspetto alla prossima, ciao! Diamo il benvenuto a chi ha scelto l'avventurina, la giada verde, scusatemi, a chi ha scelto la giada verde. Con questa carta che rappresenta un portale. Allora, la carta l'avete scelta al dritto, signori. In questo caso, questa carta mi parla proprio di una serie di cambiamenti che stanno arrivando nella vita di chi ha scelto la variante numero 3 con questa giada. Allora, vediamo un po'. Quindi sono una serie di cambiamenti che ovviamente non sono mai semplici da vivere completamente, però, essendo uscita al dritto, sembrano essere dei cambiamenti volti al positivo. Quindi se lì lì vi state spaventando, c'è qualcosa che vi turba, è semplicemente il fatto che sta cambiando qualcosa, quindi voi ve ne accorgete e magari l'ansia vi fa pensare al peggio, però in realtà qui mi parlano di un periodo di felici cambiamenti, di nuove porte, di nuove occasioni che si palesano nella vostra vita. Allora, vediamo un po' qual è il punto di partenza di chi ha scelto la variante numero 3. Allora, innanzitutto qui parlano proprio di un'energia estremamente passionale, di un forte maschile, di una forte iniziativa, della voglia proprio di primeggiare. Per alcuni potrebbero esserci stati scontri, con una persona, degli scontri anche abbastanza accesi. Quindi in generale vedo il periodo per voi fatto da una bella ricarica di energia. Bastoni e spade, qui potrebbe esserci un qualcuno che in questo momento vi accende sul piano passionale. Sul piano passionale potrebbe essere o proprio passionale romantico per come lo intendiamo, oppure potrebbe essere qualcuno con cui cozzate. Allora, vediamo un po' cosa aggiungono i tarocchi, così questa
è un po' il taglio dell'energia. Ecco qui. Sei di spade, il matto e il due di coppe. Wow. Allora, qui in effetti potrebbe esserci stato qualcuno con cui c'è stata questa grande passionalità, c'è cioè questa grande passionalità, però è come se ci fosse stato una sorta di allontanamento da questa persona. Proprio perché a un certo punto potrebbero esserci state idee diverse, potrebbero esserci stati dei litigi, insomma, la grande passionalità fra voi potrebbe essersi trasformata in altro, o comunque, sì, io qui parlerei di un qualcosa che ha a che fare con gli affetti, perché emerge appunto questo due di coppe, che è una carta che mi parla di incontri, sentimenti, amore, per cui presumo che questa persona sia qualcuno della vostra sfera emotiva. Un qualcuno che sia al suo fascino, per carità, però con cui non è semplice andare d'accordo. Variante numero 3. In generale qui vedo che comunque la situazione, da che vedo dei litigi al taglio, quindi un qualcosa che è disturbante, causa nervosismo, ci sono degli scontri, potrebbero esserci delle questioni proprio di battibecchi, idee diverse, magari questa è una persona che va e viene dalla vostra vita, il cavaliere di spade. Se guardate anche il forum di Baby Sara che io adoro, è lo smutandato, quindi chi non sa tenersi fermo a letto, quindi potrebbe essere anche un po' libertino, un po' farfallino, mettiamola così. In questa stesura però sembra quasi che voi abbiate già preso coscienza della natura di questa persona. Ora io ve ne sto declinando tante per questo povero uomo, però in generale sembra qualcuno con cui c'è una forte attrazione, ma con cui non riuscite ad andare d'accordo. Quindi c'è un'intesa sul piano fisico e passionale, però questa passionalità è mal espressa fra di voi. Io vedo comunque che è un periodo in cui state lasciando andare tutto questo, vi state dirigendo verso un qualcosa di più pulito, più tranquillo, che vi dà anche maggiore serenità. E sembra essere iniziato un nuovo percorso nella vostra vita. Per carità, per alcuni potrebbe essere proprio una sorta di andarsene e liberarsi. Mi parlano anche di una distanza per alcuni di voi, quindi se si parla di un rapporto a distanza, faccio soltanto questa postilla perché allora le carte potrebbero indicarmi altro. Se voi state in un rapporto a distanza con questa persona, potrebbe esserci stato proprio un ricongiungimento oppure il desiderio di farlo a breve, quindi un bell'incontro dal vivo. Se non state in un rapporto a distanza intendo proprio chilometri, nel senso non vi siete mai visti. Se invece vi siete, diciamo, vive nel paese accanto, c'è una relazione, eccetera, ma avete avuto dei disguidi, qui vedo proprio un iniziare a lasciare andare. In ogni caso, come vi dicevo, è un periodo di forti cambiamenti felici perché è come se vi foste lasciati il peggio alle spalle e vi steste dedicando a un qualcosa di nuovo, di bello. Percepisco un'aria di libertà qui. Allora, andiamo a vedere, in base a queste belle energie, per alcuni potrebbe esserci anche l'inizio di una relazione. Vediamo un po' qual è il campo di azione. Cosa sta per arrivare di bello, queste non sono per voi. Nella vita della variante numero 3. Riduzione e comunicazione. Ok. Autunno, quindi questo è un indicatore del tempo, quindi succederà entro l'autunno. E paura, quindi sembra quasi che andrete ad affrontare un vostro timore. Vado ad avere chiarezza di un vostro timore. Allora, anzitutto qui ci potranno essere le riduzioni delle comunicazioni con qualcuno che in questo momento vi sta intossicando. Potrebbe essere proprio la persona con cui non andate d'accordo. Potreste anche decidere di comunicare un taglio, la fine, una chiusura di una situazione o di un rapporto. Però vedo anzitutto che qui c'è un rapporto in piedi. Vediamo un po' cosa mi dicono i tarocchi. Perché qui è come se proprio l'autunno vi mettesse davanti ai vostri timori e alle vostre paure per farvi capire in che direzione bella state andando. Quindi ci sono tanti cambiamenti belli e positivi, però è come se ci fosse sempre l'ombra della paura nella vostra vita.
Quindi qui c'è un affrontare un vostro timore. Vediamo un po' cosa vi sta per succedere di bello. Variante numero 3 con la giada verde. Bom, bom, bom. Allora, innanzitutto qui c'è proprio la frequentazione con una persona che vi ama e vi corteggia. Potrebbero esserci anche dei regali. Cosa sta per succedere di bello? Allora, ragazzi, potrebbe esserci proprio il consolidamento di un qualcosa. Magari se state incontrando adesso qualcuno di nuovo e sta per nascere una relazione, c'è una frequentazione, un flirt, dopo un momento di semi difficoltà, voi potreste consolidare questo rapporto. Però per molti di voi, ragazzi, vedo che potreste avere già in piedi un rapporto, un qualcosa. Allora, se non avete... Allora, facciamo così, chiamo ordine. Se avete un rapporto a distanza, incontrerete questa persona e potreste stringere un legame solido, nonostante le difficoltà e le paure. Se non state in una relazione a distanza, ma avete avuto un qualcosa di tossico, ve lo state per lasciare alle spalle, state entrando in una nuova frequentazione positiva e pulita. Se state battibeccando col vostro partner perché non vi sentite abbastanza amati, ci sono tradimenti, eccetera, preparatevi comunque a un nuovo amore. Qui mi parlano di amore a go-go, quindi delle nuove frequentazioni e dei rapporti che vanno proprio al di là di ogni aspettativa. Vedete com'è bello questo 3 di coppe? Vi dico che se state lasciando alle spalle nella vostra vita qualcuno che può essere il vostro ex marito, un ex, o qualcuno che ha già famiglia, questo nuovo amore, questo vostro interesse, questo vostro nuovo interesse potrebbe dare fastidio, quindi potrebbe innescarsi un meccanismo di gelosia, per cui questa persona potrebbe comunque fare capolino nella vostra vita per farvelo presente. E questa cosa comunque vi riempirà di gioia. Quindi il grande cambiamento positivo che vedo per voi è proprio il consolidamento o la nascita di un amore. Sembra proprio raggiungere la vostra vita sentimentale sembra raggiungere un livello estremamente positivo di abbondanza. Ve ne state già accorgendo perché ci sono grandi cambiamenti. Qui segnalano che arriverà entro l'autunno. Per alcuni di voi, poi ovviamente, questa è una carta che è stata estratta. Per alcuni potrebbe essere all'inizio, per alcuni potrebbe essere alla fine. Comunque mi segnalano proprio questa carta è stata estratta, quindi non è un caso. E poi c'è proprio l'affrontare determinate paure. Per alcuni di voi può essere la paura del tradimento, però incontrerete qualcuno che è veramente stabile e solido. Per alcuni potrebbe essere la paura di rimanere singola a vita e invece scoprirete che metterete su una bella relazione. Per altri potrebbe esserci l'inizio di questa frequentazione, la paura magari della distanza, delle diversità, del proprio carattere. In ogni caso, questa relazione vi farà un po' da specchio per guardarvi in faccia. Quali sono le vostre ansie, le vostre perplessità? E le affronterete comunque, almeno inizialmente, perché questa è una stesa a brevissimo termine, con il vostro bel partner. Ragazzi, che avete scelto la variante numero 3, io spero che l'interattivo vi sia piaciuto, che vi abbia fatto piacere scoprire comunque che ci sarà un qualcosa di estremamente bello nella vostra vita sentimentale. Con questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!